Benvenuti alla presentazione del libro Matite e Spray di Andrea Ribaldi, il libro di poesie. Allora, il libro mi è piaciuto molto perché è una poesia estremamente moderna. Quello che la pecca che ha la poesia di oggi, diciamo, che non si rivolge ai giovani. E invece lui ha fatto un'operazione veramente coraggiosa e anche ottimamente riuscita. Cioè, è riuscito a modernizzare il mito tradizionale. Quindi già fin dalla prima poesia si trova Parmenide, nella seconda c'è il mito di Proserpina e quindi insomma la discesa dell'Ade, però tutto è condito da un linguaggio estremamente moderno, da delle indicazioni del mondo attuale, c'è la PlayStation, c'è la metro, ci sono dei dettagli che fanno capire che si sta parlando di oggi. Una cosa volevo chiederti innanzitutto un'indicazione sul titolo, perché Matite e Spray mi fa pensare a qualcosa comunque che non sia totalmente persistente, no? Qualcosa di labile, di caduco, come una matita che è un segno che si può cancellare con una gomma, per esempio. E quindi l'abbinamento di questo spray, perché poi è una poesia che anche sia, mi fa pensare anche un po' ai tag che fanno i ragazzi, non soltanto la copertina chiaramente che fa pensare a questo, ma anche lo spray che fa pensare a questo. E del resto anche nella poesia c'è molto riferimento al rap, al linguaggio molto musicale, molto ritmato. Quindi mi puoi parlare un po' del titolo, innanzitutto? Ma diciamo che è nato come accostamento di cose diverse, no? Cioè, volevo quasi già a partire dal titolo che una persona dicesse, rimanesse un attimo, no? Perplesso su quello che leggesse, nel senso, matita, spray, esiste? Non, no, una matita, uno matita, uno spray. E mi piaceva questo accostamento, no? Enigmatico del ossimonio, diciamo, anche come dici tu, magari la matita è qualcosa che si cancella, si può tornare indietro, lo spray come vernice resta più fisso, anche se in realtà poi la vernice si può coprire anche con vernice, quindi poi niente sì. Come dire, è eterno. E l'ho scelto come, diciamo, titolo del libro, perché diciamo parte come titolo una poesia. Sì. E poi l'ho scelto il titolo del libro per questo. Ok, sono contento di quello che ho detto all'inizio, perché sì. la cosa che io, diciamo, la tensione che sentivo quando scrivere questo era proprio quella, cioè essere comunicativo ma non sbragare completamente stile, temi, linguaggio. Si intitola Gioco, non a caso. Quando rabbiosa la coda degli aerei, la voluttà per un capriccio sciocco si mette a seguire, io mi ricordo di un bambino, Giglio, vestito a punto, pieno di amici fantasmi, che puntava di dritto verso un lago di sole, con in testa una corona di panna e zafferano. Le ortiche bruciavano i polpacci, ma erano amiche, come le vespe, le farfalle, le fate, le vipere, che sbarravano il passo. Un bimbo Giglio, che giocava e vinceva sempre. Una storia strana, perché l'età non l'ha avvizzito, e per qualche sentiero forse ancora s'aggira, mentre gioca con la terra sotto i piedi, e sogna mani strette, forti, ed è tenerissimo, perché niente sa di pungoli e paure, e di questo non fidarmi di te, e sapere di aver perso. La nota, quella, diciamo, malinconica finale, però riguarda gli adulti, quindi va bene qua. Che poi come si buon diventa, augurio, esatto. Necessariamente si diventa adulti. Esatto, e perdiamo di vista quello che eravamo. La meraviglia di quando si è così. Esatto. Leggendo questa poesia. Speranza di ritrovarlo. Esatto. Leggendo questa poesia mi è venuta in mente Billy Collins, che è un poeta americano, premio Pulitzer, che ha detto che la poesia è un racconto nel quale quando tu che ti porta da un punto A a un punto B totalmente inaspettato. E che questo è proprio quello che hai fatto tu, cioè parli di qualcosa di innocente, un pensiero comunque candido, e per poi alla fine dare questa nota amara di tristezza e il lettore rimane abbastanza spiazzato, quindi insomma è una poesia riuscitissima. E a proposito di questo, tutto il libro è percorso un po' da una nostalgia, da un rammarico, un po' anche di sfiducia, e da direi da una cosa fortemente decadente, non a caso è proprio una poesia decadenza. L'unica cosa che emerge come direi superpotere è l'amore, perché poi tu lo dici proprio, insomma.
diversamente da quello che pensavano, beh, tantissimi altri scrittori, poeti, Lucrezio, che erano malati, diceva che era una malattia, invece per te è un superpotere, che penso che sia veramente una cosa stupenda da dire a un bambino adesso, guarda, tu hai il superpotere dell'amore.